Ciao a tutti e bentornati su Let's Play EU4, qui con Double D Head e la sua bellissima nazione di Flanders. Con Flanders, se non avete visto l'ultima parte, andatevela a guardare, ecco. No, ma per chi non si ricorda più cosa è successo, andiamoci a guardare i cambiamenti territoriali dell'ultima parte. Come vedete, abbiamo preso Londra, qui detta London, una contea incredibilmente buona sia per il development abbastanza alto rispetto alle nostre altre contee, ma specialmente per il trade power elevato che, come vedete qui, il 48 ci dà qui sull'English Channel il dominio totale. Ormai facciamo 21 monetine soltanto qui nel channel e questo qui ci porta a un income altissimo mensile. E siamo nel 1569, abbiamo più di 14 monetine di surplus, tenendo qui lo slider a metà. Quindi stiamo crescendo anche economicamente molto molto rapidamente, quanti avverbi qui. E in più abbiamo anche la contea di Essex con un development di 23, ha sicuramente molto valore e accettiamo anche gli inglesi come cultura. Quindi qui abbiamo fatto davvero un gran buon lavoro, continuiamo. Cosa c'è da dire? C'è da dire che i simpaticoni inglesi con noi hanno un truce fino al 73, quindi soltanto 4 anni e potremo riattaccarli. Questo per far cosa? Questo per magari espanderci nell'impero ancora di più, perché qui abbiamo la possibilità di attaccare gli inglesi per indirettamente prenderci l'East Frisia, che ha fatto la bravata di allearsi con gli inglesi. Eh sì, questo è un buon piano. Quindi nel 73 noi potremmo attaccare gli inglesi, i quali sono alleati comunque soltanto con Norvegia e Portogallo, neanche più con Novgorod, e facciamo lo stesso giochetto dell'altra volta. E questa volta vorrei probabilmente prendermi l'East Frisia come contea qui in alto, perché serve una nuova provincia qui nell'impero. E tra l'altro è una provincia che comunque ha molto trade power anche qui nell'English Channel. Quindi non è da sottovalutare. Eh sì, il nostro sogno di prenderci Holland, un giorno ci arriveremo, un giorno ci arriveremo. Ma finora sfruttiamo l'Inghilterra come alleato di questi minors qui il più possibile. Vedo che dobbiamo investire punticini qui. Administrative, incredibile che ne abbiamo così tanti, probabilmente perché qui ne facciamo 4 col tizio soltanto. E i cores li abbiamo già fabbricati tutti, giusto? Giusto, non vorrei fare cazzate. Benissimo, quindi con i cores andiamo qui quasi in ahead of time, più 5%. Perché sprecare questi più 5% se possiamo ad esempio alzare qui le taxes? Facciamo così. E poi a fine anno, o almeno l'anno nuovo, alzeremo la tecnologia amministrativa. Un po' indietro siamo con la diplomatic perché purtroppo sì, avevamo sprecato punti e in più abbiamo un monthly increase di soltanto 3 perché abbiamo una relazione diplomatica in più e generalmente sto tizio fa schifo perché ha zero diplomacy. Ma anche lì recupereremo col tempo. Adesso possiamo alzare la tecnologia e ci ritornano 288 punticini, ma recupereremo, ve lo prometto. Ecco, ora arrivati all'anno nuovo. Guardiamo qui che succede. Ecco qui. Abbiamo adesso il meno 5%, quindi adesso possiamo fare anche l'amministrativa. E questo ci sblocca un nuovo idea group, il quale potremmo scegliere. Se, come dicevo l'altra volta, probabilmente ora dovremmo fare le diplomatic idea, specialmente per avere poi una relation in più, che trovo molto importante qui, perché questa sarebbe poi alla fine. Il problema qui è che questi punticini scarseggiano, quindi quali possibilità abbiamo? Visto che stiamo facendo molti soldi, potremmo o metterci un advisor molto costoso, oppure no. Ma dai, spendiamo i soldi per metterci l'advisor. Ci mettiamo sto tizio che ci alza comunque la trade efficiency, quindi un po' di soldi in più li facciamo comunque. Wow,
Chissà perché saltiamo a 25 monetine questo mese. Ah, sì, questa mi piace molto. 10 anni di discipline in più. E ok, adesso dobbiamo scegliere se facciamo o questa o l'idea, ma io direi di fare prima la tecnologia perché non si sa mai, ci servono i cavallucci nuovi. Sì, ora abbiamo 13 anni di tempo per salire con l'idea e lo faremo sicuramente. Allora, Schwarzreiter, qui. Ok, perfetto. Sì. Che abbiamo qui? Ok, ormai qui possiamo vedere che ci sono. Gli spagnoli stanno prendendo gran parte del Brasile, lasciando poco ai portoghesi. Richiama il diplomat. Che cazzo faccio? Ok. Gli inglesi invece qui, ecco, stanno iniziando ad espandersi pian piano, pian piano, qui in Canada, ma ancora non hanno, credo, ancora una colonial nation sotto di loro, no, non ne hanno. E sono in guerra contro la Svezia, perché la Svezia sta provando a prendersi Akershus dalla Norvegia, quindi niente di che. I francesi che combinano? Oh. Sì, accetteremo questo, prenderemo una stability che ci butta 3 e buttiamo via Papal Influence che non stiamo usando. Tanto si accumula. Ma la potremmo usare più in là per più stability. La Francia, relazioni sempre alte, per favore. E sì, ci eravamo alleati con i Boemi l'altra volta perché speravamo ci potessero aiutare. Finché ci amano, però non in guerra con noi. Quindi. E Bar ancora non si fa vassalizzare, purtroppo no. No, purtroppo no. Ok, Milano ci odia. Noi chi odiamo invece? Ah, noi ci manca un rivale, vediamo. Ah, bene, possiamo scegliere anche noi Milano come rivale. O il Papa. Bah, che ne dite? Allora, vediamo. Milano ha come rivali la Bavaria e la Lorena. Ok. Il Papa invece Napoli, Tunis, vabbè. Sono alleati invece con il Papa, l'Austria e l'Ungheria. Non ci interessa questa gente, quindi facciamo. Sì, li mettiamo come rivale. Dove cazzo sono? Eccoli qui. Milan. Ok. Così ci sale un po' la power projection col tempo. Non sì. Il tempo passa lentamente, ma noi ci dobbiamo preparare. Diamo un'occhiatina al nostro force limit, magari. Abbiamo qui un force limit del. Che cazzo, no, dai. I bavaresi contro il Palatinato, Provenza, Augsburg, Württemberg, Nassau. Ma quante cazzo di alleanze hanno? Wow, che palle. Non lo so, sapete se ho voglia di entrare in guerra con loro. No. Non lo so. Current Wars. Ok. I bavaresi sono qui. Lo score è ancora 0. Con noi ci sarebbe soltanto Frankfurt. Ma non ho voglia di buttarci le mie truppe, in verità, che sono ancora messe qui in Inghilterra. Che palle. Secondo me i bavaresi contano molto su di noi per questa guerra, ma io c'ho poca voglia. Accettiamo. I boemi che sono alleati poi con Mezzomondo. Qui abbiamo chi abbiamo. Ok. Ma vi dico io che magari alziamo un po' maintenance qui dei soldatini. Sì, con questi andiamo un attimo qui. E una truppa la possiamo. Ah sì, la possiamo iniziare a trasferire qui in Europa. Che ne dite? Anche se ha poco senso la storia comunque. Facciamolo, non si sa mai. Recall. Sì, hanno stacchette piccole perché sono quasi tutte OPM, però che palle. Ok, ce la fanno da soli? No, non ce la fanno da soli. È chiaro che non ce la fanno da soli. Però
Proviamo ad arrivarci, ma non so se ce la faremo. Non ce la faremo. No. Ok. Però chissà perché hanno un warscore altissimo. Questo perché? Ah, perché gli hanno già occupato la Pfalz. Sì, perché c'aveva la Capital Fort soltanto. Ok. Bene, qui abbiamo la nostra stacchetta più grande, quindi ci mettiamo qua a fianco e aspettiamo. I nostri nemici, quindi sono il Paladinato, Nassau. Ok, è morto il Valois. Ok, hanno una Regency per un tizio col weak claim e ci amano adesso. Ci risposiamo, ovviamente. Ok. Sono usciti 6 pretender rebels. Wow, povera Francia. Che sono in guerra contro gli ottomani. E che hanno fatto gli ottomani poi per meritarselo? Ah, gli spagnoli a tutta birra a prendere Corfu, ok. Oh, si sono ammassati però gli stronzi. Adesso qui sono in tanti, quindi dobbiamo stare un po' attenti. Württemberg, ad esempio. Eh sì, no, non lo so. Hanno un generale davvero buono. Ah, si stanno occupando qui velocemente. Ma io non ho voglia. Datevene a fanculo. Bavaresi, io mi sto qui fermo. Ecco, ad esempio, è morto il bavarese qui. Ma perché ci tirano sempre in queste guerre di merda gli stronzoni? Se adesso disoccupano Pfalz, poi. Ah, sì. Che succede? Wow, 5 mercantilismi in cambio di uno stability, ma volentieri, ma volentieri. Wow, al momento facciamo 24,8 monetine. Perdiamo la stability, me ne frego. Me ne frego, non so se ben mi spiego. Me ne frego di ciò che dice a me. Beh, hanno occupato qui? Quasi. Allora, vediamo. Ancora 25, ma il mercantilismo serve, credetemi. Per una volta nella vita. Ok, Utrecht vuole a quanto pare occuparsi addirittura Holland. Conquistarsi, le stronzoni che sono. Holland a noi ci odia? Sì. Ok, hanno disoccupato Pfalz. Questo per noi significa che è finita la pacchia. Ah, però noi siamo di nuovo a 14, chissà perché. Anche se abbiamo soltanto un siege. Sì, vediamo se ci vengono addosso i tizi. Ok, Nassau si è già arreso. Abbiamo la Provenza, Württemberg e il Palatinato. Quindi pian piano ce la facciamo. E stiamo raggiungendo anche il 73. Ecco qui. In 60 giorni abbiamo rioccupato Pfalz, per fortuna. Ci rimaniamo anche su così non ce la tolgono. Oppure facciamo, che ne so, il pensierino di andare qui su Württemberg. No! Vabbè, chi se ne frega. Tanto ormai sono in pochi. Perché hanno perso l'OPM Nassau. Ah sì. Ah, il nostro manpower è oltre il massimo. Carina come storia. È morto il Trastamara. Questo per noi cosa significa? Nulla. Ci risposiamo e basta. Probabilmente stanno morendo comunque tutti in quella guerra contro gli ottomani. Perché l'intelligenza artificiale tende sempre a mettere il suo ruler come generale, specialmente quando hanno un erede. Quindi prima è morto il francese, ma è morto lo spagnolo. Cesare di Group, eccetera, non abbiamo abbastanza punticini. Ok, il Palatinato si è arreso. Ma che guerra inutile! Cioè, volevano prendere la provincia, alla fine gli hanno fatto fare la pace. Senza annettersi, vabbè, dai. Senza prendersi la provincia dei loro desideri. Che gran stronzata. Ok. Undici uomini. La cassa del morto, eccetera, eccetera. I bavaresi si sposano. Vabbè, sposiamoceli di nuovo. La domanda adesso è, in un'eventuale guerra, chi cazzo viene?
La Francia. La Francia viene. Ma la Francia non ha truppe qui, no? Ma qui ha 26 uomini. Il Portogallo, diciamo che in genere la Spagna ci serviva sempre per occupare il Portogallo, così che non ce ne dovevamo prendere cura noi. Invece adesso stanno facendo i cazzoni con gli ottomani. E poi che cazzo vogliono fare l'isoletta di Corfu qui? Chi lo sa? Wow, Venezia adesso praticamente è soltanto Creta, sì. E ci ama. Ok. Quindi il punto qui è che dobbiamo fare una guerra. Vabbè. Non credo sia difficile fare la guerra così. Con chi è alleato invece l'East Frisia? Inghilterra, Bremen. Sì, ma Bremen è troppo distante qui. Non voglio anche Bremen, è troppo lontano. Quindi adesso noi con aggressive expansion verso l'Inghilterra di 16, una aggressive expansion verso l'East Frisia però di soltanto 0. Attenzione. Ok, potremmo dichiarare la guerra. Quindi diamo un'occhiatina a... che cazzo sto facendo? Al military score qui dell'Inghilterra. Si trovano soltanto 21.000 uomini. Questo per noi significa che ce la facciamo comodamente. Magari questa stacchetta inutile la portiamo qui, esatto. Avremmo potuto produrre più truppe, ma lo facciamo dopo la guerra, perché non vogliamo sprecare il manpower adesso. Sono finiti tutti i nostri truce. Ok. E adesso vogliamo praticamente beccarci un bel po' di aggressive expansion, perché vogliamo fare ciò che ho anticipato già prima. Vogliamo semplicemente attaccare i simpaticoni inglesi per prenderci l'East Frisia. Quindi andiamo. Che cazzo succede? Wow, vogliono venire tutti in guerra. Il problema qui qual è? Il problema è che sono alleati con la Svezia. L'Inghilterra si è appena alleata con la Svezia. E che cazzo? Come fanno ad essere alleati con la Svezia se fino a 2 minuti fa c'erano in guerra? Vabbè, fa nulla perché? Perché viene l'imperatore. Giusto? Giusto. Giusto. Ok, l'East Frisia. Che alleati ha? Soltanto Brandenburg e Bremen, l'avevo già detto. Sì, allora per contrastare gli svedesi noi chiameremo tutti, addirittura i polacchi. Addirittura i polacchi vengono. Se vengono i polacchi qui sono cassi. Chissà perché, poi facciamoli venire, che tanto non ci sono mai serviti finora. Per il trust. La Francia viene la Boemia. Ok, soltanto la Spagna, la più utile per il Portogallo, non viene, ma loro si daranno da fare, spero. Facciamo quindi questa mega guerra. Diamo un attimo un'occhiatina alla Svezia, con chi è alleato? Con Brandenburg e Novgorod, inutili alleanze. Mentre la Norvegia è alleata con Inghilterra e Brandenburg. Quindi qui il comune dominatore è Brandenburg, che però a noi non serve. Ok, quindi ci tiriamo in guerra tutti questi tizi qui, anche l'imperatore, per poi ciulargli via una provincia dell'impero. Non è un piano diabolico? Spero lo sia, spero di non sbagliare. Sì. Se chiamassimo però anche gli alleati della East Frisia, chi cazzo se ne frega? Tanto chiamiamo Brandenburg, questo ci rende più facile togliere la provincia, questi gli fanno il war score, perfetto. Allora, questa è un'idea diabolica. Chiamiamo quindi tutti, chiamiamo anche gli alleati dell'East Frisia, facciamo show superiority. Sì, questo piano sta piacendo. Ok, bene. E mettiamo
All'idea le truppe, il cazzone Orlamund, perché anche se muore non ce ne frega, perché poi andiamo in Regency, ma tanto siamo già in guerra, no? Credo non faccia differenza. Non credo che poi finisca la guerra ad un tratto, quindi va bene. Ok, tutti seduti, tutti in guerra. Perfetto. Ah, anche la Moldavia, il Teutonic Order che è un vassallo della Polonia. È perfetto. Andiamo a piedi lì. Noi che iniziamo a fare? Andiamo qui direttamente alle Marche. Ok. Vediamo cosa riusciamo a fare in questa guerra pazza. Infatti, come vedete, i polacchi, i boemi. Oh, è già morto. Che cazzo, stava aspettando di morire. Ok, come dicevamo, probabilmente muore. È morto. Tipo come se stava aspettando di cadere. Morto. Ah, abbiamo una reggenza spettacolare, si potrebbe dire. Una reggenza davvero buona, secondo me, certo, 3-3-4, però è abbastanza bilanciata ed è abbastanza. Che cazzo fanno questi? Ah, Londra, vabbè, buona fortuna. No, è una reggenza, come dicevo, molto buona, perché 334 comunque è meglio del tizio che c'è morto e probabilmente anche meglio di Anton. Quindi finora bene. Noi occuperemo per primi Mark qui, quindi un Great Advisor è morto. Religious Turmoil è finito. L'Advisor sarà il tizio qui col Tax Modifier. Eh sì, guardate qui quanti boemi e polacchi ammassati per occupare Brandenburgo. Ci sono anche i bavaresi, ci sono tutti. Praticamente, se i francesi non fossero delle mezze galzette, che poi dove sono andati a finire? Eh sì, sono qui in Grecia, vabbè. Qualcuno dovrebbe anche occupare il Portogallo, ma poi vedremo. Noi qui intanto siamo su East Frisia, anche qui sul Friesland praticamente, ad occupargli la provincetta che vogliamo. E abbiamo preso il Siege delle Marche. E qui è arrivato Bremen. Eh sì, è arrivato Bremen. Ok. Ah, qua a Londra mi sta rompendo i coglioni come la stanno siggiando, devo dirvi. Ok. Allora, River Crossing alla fine soltanto Oxford e Essex. Quindi veramente li potremmo wreckare. Quindi che ne dite di attaccarli da Wessex, ad esempio? Ah sì. Ok. Però ci serve un leader. Abbiamo già occupato il Friesland. Sì, allora possiamo usare il tizio. Non lo so. Vediamo un po' loro che leader hanno. Loro hanno 0, 1, 2, 0. Avrebbero uno shock più di noi. Dai, creiamo un nuovo leader. Non voglio rischiare nulla. Ok, esce Robespierre. Speriamo che abbia un valore. Ok, arrivano. Entra il 7 giugno. Bene. Battaglia della morte. Chi vincerà? Vinciamo noi. Wow, li abbiamo distrutti, incredibile. Ma che tecnologia militare hanno? 13, ma anche noi, no? Ah, noi siamo al 14, ecco perché comunque siamo superiori. Gli abbiamo completamente squasciato la stacchettina. Quindi al momento non hanno più truppe. E noi possiamo continuare l'occupation dell'occupé. Ok. Se mi piace. Vai qui. Bremen. Ah, Bremen ancora non è sotto occupation perché ha un fort level di 3. E i francesi addirittura stanno venendo ad aiutarli. Ma noi preferiamo. Eh sì, un siege francese qui. Non so se ci ascoltano, ma li proviamo a mandare lì. East Frisia, no? Amica mia. Il Friesland a noi ci dà 14 aggressive expansion, ma sembra una buona idea e tra poco si arrenderebbero addirittura, quindi. Gli inglesi invece, gli inglesi per l'East Frisia. Comunque aggressive expansion di 14, quindi facciamo la pace separata, perché no? E i nostri alleati si divertono. Sì, perché questa potrebbe essere la guerra.
Incredibile per noi. Una volta poi fatta la faccia separata qui possiamo iniziare a fabbricarci il core sull'East Frisia, continuando ad occupare in giro, e questo porterebbe che se riusciamo a fabbricare il core prima della fine della guerra, credo che il Boemo non ci potrà neanche fare la richiesta dell'unlawful territory, quindi sembra un piano diabolico. Frisia è occupata da Flanders, però ci dà 8.5 war score, ma ormai siamo già a 50. Pensa a te, amico mio. Dov'è che vanno? Loro vanno qui. Sì, East Frisia, vedi tu. Ce la fanno né 3, non ancora no. No, tra poco. Quanta gente. Quanta gente, proviamoli a scosciare pian piano, piccoli piccoli come sono. Ah, difficili. Ok, qui a Cumbria. Non si può, non si passa. Non si passa, ok. E non li facciamo passare, giammai. Perché qui sono in troppi. Ok, adesso che abbiamo Lancaster, dobbiamo assegnare il generale qui per fare la corsa a chi più ne uccide. Wow, ok, che girandola, ok. Ah, abbiamo preso York. Bene, così gli spacchiamo anche questa stacchetta di 5, così loro perdono il manpower. Loro arrivano 12, 9, ok, no, allora noi andiamo qui e si attaccano al cazzo. Boom, abbiamo vinto tutto noi. Eh sì, questa era l'idea. Adesso gli andiamo a occupare anche qui Lothian in Scozia. Sì, ormai è tutto fatto. I polacchi vorrebbero un po' di Brandenburg, anche i boemi. Forse gli diamo qualcosa, forse no, perché il mio primo obiettivo è il Friesland, tutto per me, se ce la facciamo. Quindi qui la Frisia ci facciamo dare. Ah, possiamo fare anche Force Religion? No, no, non possiamo. Ah, possiamo fare anche Force Religion, incredibile. Eh sì, Force Religion ci viene da comodo perché loro in verità sarebbero protestanti, ma col Force Religion ovviamente diventano direttamente cattolici. Eppure 100 monetine. Benissimo. Loro negoziano for themselves. Ci va bene. 14 aggressive expansion non è molto. Via vai. Vai vai, ragnatela. Eh sì, full annexation. E guardate qui, tada, abbiamo adesso la Frisia tutta per noi. Il Friesland. E ci creiamo anche il core. 300 punti a Minisa, perché mai? Porca puttana. Quanto cazzo costa? 300 punti. Eh sì. Va bene. Dobbiamo. Eh sì, perché comunque questo Friesland del cazzo ha un development del 30, quindi è la nostra provincia migliore finora. Qui abbiamo la penalty perché abbiamo troppa cavalleria. Non fa nulla. Ok, questa è la vita. Sì, adesso possiamo chiamare gli spagnoli. Ma quasi quasi non li chiamo neanche, sa? No, non ci servono. Non ci servono. Abbiamo abbastanza war score anche senza occupare il Portogallo. Il nostro obiettivo ormai è già raggiunto, quindi che cazzo lo chiamiamo a fare? Tra l'altro, la guerra che avevano iniziato gli utrechtiani qui contro Holland per prendersi Holland è andata a finire con gli olandesi che si sono presi Breda, quindi gran bella figuraccia che hanno fatto i simpaticoni di Utrecht, che per fortuna non si sono annessi tutta l'Olanda. Poi vediamo. Ok. Ma qui ci sono i Woods. Vabbè, ormai è una questione di tempo. Veramente potremmo fare già adesso la pace. Sicuramente. Sì, potremmo anche farci dare Norfolk. Non so davvero adesso che cazzo vogliamo fare. Vediamo un attimo la nostra aggressive expansion verso questa gente com'è.
35 verso gli olandesi che si sono sempre incazzati velocemente. 60, anzi, Utrecht soltanto 25. Colonia che ci ama 21. Ah, e verso l'imperatore Boemo addirittura 11. Pochissimo. Gli spagnoli si vogliono risposare. Ok. Stanno accumulando qui i cazzoni inglesi, ma ce ne frega. Sì. Wow, Munster addirittura dichiara guerra all'Inghilterra. Impavido Munster che... Wow. Un po' troppo impavido Munster, secondo me. Eh sì. Perché dichiara da solo la guerra agli inglesi. Oh no. Cazzata. Se ce la facciamo a salvare questa truppetta sarebbe carino perché... No, troppo lenti, eh. Peccato che non c'è ancora la marcia forzata, dai. Abbiamo perso, vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo. Ok. Li abbiamo squasciati però. Fa nulla, 76% war score. A me piacerebbe dare qualcosa alla Polonia, ma purtroppo la Polonia non ha occupato nulla di adiacente. E quindi gli potremmo dare questa exclave di Uckermark. I bavaresi che cazzo si prendono a fare Potsdam, eccetera, non lo so. Anche i bavaresi avrei dato qualcosa volentieri, ma non fanno nulla. Ah, e i francesi sono andati in Portogallo finalmente. Ok, abbiamo anche Lothian. Credo che abbiamo violentato gli inglesi abbastanza. Aggressive expansion del 32 verso di loro. Potremmo ovviamente esagerare e prenderci un'altra provincia, come Cornwall. Perché no, se soltanto se è aggressive expansion. Oppure Oxford ce ne dà 7.4, Gloucester, Norfolk addirittura soltanto 2.7, perché ha un development basso del 6. Ma Cornwall sarebbe carino sulla mappa, che ne dite? Anche se sono Welsh, quindi qui abbiamo una cultura fastidiosa in più. Non ne ho proprio voglia, quindi meglio Gloucester, che ne dite? Con development di 15, la città di Bristol. Anche una buona risorsa, il ferro. Anche se loro hanno il copper, quindi il rame. Ma... prendo Gloucester, dai. Faccio dare Gloucester. Che altro ci facciamo dare? Ah no, i polacchi non possono neanche prendere Uckermark perché non possono corarla, quindi potremmo dare ai boemi qualcosa, ma non... Non vedo il motivo, l'imperatore è già abbastanza forte. Ah, potremmo fare rilasciare Wales agli inglesi. Oppure gli facciamo restituire i Corse agli scozzesi. No, no, costa troppo. Costa troppo. Che ne dice? Che dite voi? Facciamo rilasciare il Northumberland. Ah sì, la Northumbria sembra... Ah no, il fatto è che poi se la riprendono, questo è il problema. Poi gli fanno la guerra, se la riprendono noi ci offendiamo. No. Potremmo umiliarli. Se li umiliamo, ecco, per la power projection, perché ci dà... Quanta power projection? 34. Gli faccio fare le loro reparations. Force religion purtroppo non si può. Sì. Ah, e poi che cazzo ci possiamo far dare? Ah, sta roba qui. No, non si può. Troppo lontani. Ah, attenzione. Ah, del Portogallo, ecco, questo anche sarebbe interessante, però magari la guerra diretta col Portogallo sarebbe meglio, eh. Portogallo che è alleato soltanto con l'Inghilterra e Napoli, quindi uno ci potrebbe fare anche il pensierino un giorno. No, non si può. Bermuda, non si può. Ok,
Ok, allora la pace adesso è che ci facciamo dare i soldini, li umiliamo, ci prendiamo Gloucester. E praticamente sì. E Cornwall. No, esagerazione. Prendiamo soltanto Gloucester. Facciamo dare i soldini, li umiliamo e che altro? Dai, che altro? E rilasciano Cornwall, wow, che piccolo staterello. E revoke course, shield provinces. Facciamo dare un fottio di soldini? No, a me non servono i soldini di merda loro. Sì, e poi gli facciamo restituire qualche core, ho deciso. Highlands, così sembrano più grandi sulla mappa. Ok, questo Aberdeen, no, costa troppo, eh? Ayrshire. Sì, ok, gli faccio dare queste due provincette. E basta. E questa è la pace. Me ne frego. Non so se ben mi spiego. Hanno rejectato. Come cazzo si permettono? Ok, va bene. Rejectate. Mi sbatto i coglioni, sa? Reject, cioè, come si permettono? Vabbè. Sì. Ecco qui, adesso 86 world score. Stessa pace di prima. Ok, accettiamo. Bene, adesso hanno accettato. Chissà perché non avevano accettato prima. E ora che hanno accettato, tra l'altro la nostra stability è riscesa a zero. Ecco, abbiamo qui una Scozia che è un po' più carina, anche se alla fine sono soltanto tre province. E abbiamo preso anche Gloucester, quindi il blob bluet qui si continua a diventare più grande, questo l'annulliamo. E sì, e qui abbiamo il Friesland, che ovviamente non abbiamo ancora corato, ma non fa nulla. Adesso dobbiamo anche corarci Gloucester. La Boemia, che ne pensa di noi? La Boemia ci ama ancora, almeno per ora. Gli olandesi non hanno un erede. Eh sì, vediamo. Eh no, ancora i bavaresi no. No, non ho più voglia, dai. No. Non credo che li aiuteremo stavolta. Per il semplice motivo che... Aspettate. Voglio maritarmi con la Francia. Except. E l'imperatore che ne dice di questa cosa? Ah, è ok. Però interviene anche l'imperatore contro gli ungheresi. Gli ungheresi rompicoglioni che hanno attaccato la Bavaria. Sì. L'imperatore però che ha fatto un'intervention abbastanza carina. Per essere sincero, non so se possiamo vincere questa guerra. E non so se accettare o no. Ma accettiamo e basta. Accettiamo e ce ne stiamo qua su fermi. Chi se ne frega dell'Ungheria e del Papa e di Milano, che forse Milano ci viene a rompere i coglioni, ma attenderemo. Ah sì. Vediamo gli uomini. Vediamo gli uomini. Eh sì, sono di più loro. Però noi abbiamo più artiglieria. No, siamo di più noi adesso. Vabbè, sono anche i lituani. Chi se ne frega, facciamo fare a loro. Bene, questa parte è un po' troppo lunga, ma siamo riusciti quindi a prenderci qui questa provincia. Ci siamo anche presi il Friesland. Quindi stiamo iniziando ad espanderci per bene. Voglio soltanto dire per bene, con la E aperta. E comunque sia, anche se in questa guerra i boemi dovessero prendere le botte dagli ungheresi e gli alleati, questo comunque ci darebbe un vantaggio. E questo vantaggio sarebbe che potremmo dopo poi dichiarare la guerra, ad esempio all'Olanda, sperando che l'imperatore non venga. Hai visto che vogliamo farlo, forse? Ci fabbrichiamo un claim. Perché chi cazzo se ne frega? Ok? Ok, probabilmente ci scoprono, ma noi lo fabbrichiamo comunque. Perfetto. Dopo esserci ingranditi ancora di più, anche per questa parte è tutto. Ciao e alla prox!